Ciao a tutti, sono Daniela Di Girolamo della pagina Mollo Tutto e Vado a Vivere in Camper. Quotidianamente ricevo sulla mia pagina appunto un sacco di domande, un sacco di richieste di consigli e di informazioni, e siccome siete veramente tanti ho pensato di fare dei video da lasciare sulla mia pagina con dei temi specifici. Questo video in particolare, che è il primo, tratta della sicurezza in camper, soprattutto per quanto riguarda la sosta libera. Per chi non sapesse cos'è, sono i pernottamenti o comunque le soste fatte in aree non attrezzate, quindi non in campeggio, non in area di sosta. I parcheggi, diciamo, più fighi per me, no? Quelli in riva al mare piuttosto che sotto una pista da sci. Ovviamente, essendo meno sicuri, abbiamo bisogno di qualche consiglio pratico, soprattutto per chi non l'ha mai fatto. Alla fine di questo video tratterò nello specifico dei consigli studiati apposta per le donne che viaggiano in camper o che vogliono farlo e che non l'hanno mai fatto. E ne approfitto per salutarvi, perché siete veramente tantissime che mi chiedete ogni giorno consigli, e io vi dico: se lo faccio io lo potete fare anche voi, e adesso vi spiego come. Questo consiglio può sembrare banale e scontato, ma non lo è affatto. La scelta del posto è fondamentale, quindi scegliere sempre posti ben illuminati, magari anche abbastanza trafficati, quindi non troppo isolati, e possibilmente anche davanti a qualche telecamera, quindi banche, o la cosa perfetta sarebbe davanti ad esempio a una caserma dei carabinieri o della polizia. Controllare bene quando arriviamo che non sia mal trafficata. Ad esempio, una volta mi è capitato di vedere una bicicletta demolita attaccata a un palo, avevano lasciato solo il telaio, non c'era più né ruote né niente, quindi quello è un segno che il posto che abbiamo scelto non è proprio il massimo, quindi meglio fare un giretto in più e scegliere un posto più tranquillo. Dotate il camper di un qualunque sistema di allarme, non serve per forza avere quelli professionali. Certo, meglio se professionali, ma in commercio ne vendono anche a partire da 10 euro circa nei negozi di casalinghi o nelle ferramenta. L'unica pecca di questi è che li potete attivare solo dall'interno praticamente, però sono molto utili ad esempio la notte per stare un pochino più tranquilli. Ovviamente se avete un cagnolino, soprattutto come il mio Spritz, che qualunque rumore esterno comincia ad abbaiare, portatelo con voi, quindi questa può essere anche una scusa carina per invitarvi a portare con voi i nostri amici a quattro zampe. E una cosa che faccio io personalmente, che potrebbe essere un'idea per tutti voi, è quella di far finta ogni tanto di sbagliare e far partire l'allarme per far capire a chi c'è intorno che il camper, diciamo, è sorvegliato. Secondo me questa è una regola fondamentale: non date certezze, quindi non date certezze soprattutto in termini di orari. Quindi cercate di non uscire ed entrare dal camper sempre agli stessi orari, soprattutto ogni 2-3 giorni massimo cercate di cambiare posto, perché ovviamente più state fermi in un posto, più date informazioni sui vostri orari di entrata e di uscita, più un eventuale malintenzionato potrebbe studiare bene la situazione e approfittarne. Lasciate sempre almeno una luce accesa, la TV o la radio, in modo che il malintenzionato da fuori rimanga sempre col dubbio che forse sul camper è rimasto qualcuno. Attenzione a chiedere consigli alle persone del posto. Potrebbe sembrare una scelta intelligente essere consigliati, diciamo, da chi conosce la zona, ma secondo me è un'arma a doppio taglio, perché se beccate la persona sbagliata vi state buttando nella bocca del leone. E questa è una cosa che non si deve assolutamente sottovalutare, perché può capitare.
Quindi, a meno che non troviate una coppia di nonnini o una famiglia con bambini, cercate di diffidare, ok? Non cercate consigli per strada. Soprattutto se siete donne sole, evitate di chiederlo a ragazzi. Dove posso andare a passare la notte da sola? Non mi sembra una buona idea. Quindi, piuttosto passate 2 minuti in più sulle applicazioni o in giro, date un'occhiata, cercate il posto migliore, ma assolutamente no chiedere consigli per strada. Stessa cosa vale per le persone con cui vi confrontate una volta scelto il posto. Da una parte potrebbe essere una buona idea fare amicizia con le persone che vivono vicino o che hanno delle attività vicino a dove avete parcheggiato il vostro camper, ma anche qui potrebbe essere un'arma a doppio taglio, quindi attenzione, la prudenza non è mai troppa. Non raccontate tutto. Sì, magari fate amicizia, comunicate quello è il mio camper, però non dite troppo di voi, non dite i vostri spostamenti, non dite domani vado in tale posto da tale ora a tale ora, e soprattutto se siete donne sole, ribadisco soprattutto. Non lo dite, dite sempre che state aspettando qualcuno, che deve arrivare qualcuno, un compagno, un parente, un amico che vi raggiungerà alla sera o che dorme con voi e poi la mattina va al lavoro o che arriva l'indomani e che lo state aspettando, insomma. Quindi non siate troppo sinceri. Siamo arrivati alla parte dei consigli che riguardano soprattutto le donne. Quindi valgono per tutti, ma riguardano soprattutto le donne. Un grosso consiglio è quello di non dare nell'occhio. Cosa intendo per non dare nell'occhio? Se arrivate soprattutto di notte in un posto, cercate di evitare di scendere dal camper, soprattutto se dovete passeggiare il cagnolino. Una cosa che faccio, ad esempio, io è cerco un posto di passaggio, faccio fare i bisognini a spritz, risalgo sul camper e successivamente, solo successivamente, vado a posizionarmi nel posto, così da evitare, ripeto, soprattutto se arrivate di notte, di far vedere a chiunque che siete donne sole. Anche questo è un consiglio che può valere per tutti, ma soprattutto, soprattutto per le donne. Quando rientrate al camper dopo la passeggiata e soprattutto se è notte, se è buio, prestate molta attenzione, guardatevi a destra e a sinistra e piuttosto fate anche un giro in più per assicurarvi che non vi stia seguendo nessuno, tenendo d'occhio nessuno. So che è un po' inquietante come cosa, ma se avete deciso di viaggiare in camper da sole e di sostare in libera, sicuramente non è una cosa che vi spaventa, però attenzione perché la prudenza non è mai troppa. Quando arrivate in un posto, e soprattutto se ci dovete passare la notte, mandate la posizione del posto dove avete parcheggiato a qualcuno di fiducia, qualcuno che è a casa, ad esempio, come può essere un genitore, un parente, un amico. Ma se avete amici vicini a dove siete, a dove vi parcheggiate, fatelo anche con loro. Soprattutto se vi capita per un motivo o per un altro, per un motivo che può essere di lavoro o personale, di conoscere qualcuno sul posto e di voler condividere un caffè, un'uscita, avvisate sempre quella persona di fiducia di con chi siete e di dove state andando. Mandate la posizione, di volta in volta che vi spostate e soprattutto camminate sempre col GPS acceso. Ovviamente questi sono i consigli maturati dalla mia personale esperienza. Probabilmente qualcuno di questi lo ritenete abbastanza scontato, ma mi fa piacere comunque dire anche quelli perché magari per qualcuno può essere la primissima esperienza. Spero quindi vi possano tornare utili. Non mi ritengo assolutamente responsabile. No, scherzo. Ovviamente andare in area di sosta o in campeggio è sempre meglio, però per chi come me preferisce l'avventura e parcheggiare nei posti più fighi
Può sempre capitare, insomma, di preferire la sosta libera piuttosto che un campeggio. Attuate questi consigli, se ne avete altri aggiungeteli nei commenti, confrontiamoci e continuate a seguire la mia pagina. Se volete seguite anche la mia pagina Instagram, mollo tutto e vado a vivere in camper tutto attaccato. Grazie di essere rimasti con me e con il mio antiforto personale Spritz, che conoscete ormai. Ciao, bau bau bau. E niente, se vi è piaciuto questo video, condividetelo anche con i vostri amici. Un bacio da Daniela e Spritz.